Voglio ringraziare oggi una persona in particolare. Ci siamo sentiti, pensate, ieri mattina in maniera molto veloce. E lui ama il Veneto, questa persona e la sua famiglia, sono molto legati al Veneto. Ho insistito io per poter dare comunicazione, non voleva. E mi ha chiesto di come stanno andando le cose e si tiene costantemente informato su questo. Mi ha detto quali sono le necessità, gli ho detto guarda. Noi abbiamo bisogno di comprare macchinari. Se hai macchinari o qualche contatto è come fosse ossigeno per noi, no? Oppure risorse per comunque pagare quelli che abbiamo comprato. E questa persona è Ennio Doris e ieri ha versato 5 milioni di euro alle casse della regione per sostenere l'iniziativa sul coronavirus. Io penso che al dottor Doris debba essere riconosciuta la stima e ringraziamento da parte di tutti i veneti per quello che ha fatto, per il grande segnale che ha fatto, che avrà un duplice effetto. Il primo, che è quello di aver donato una cifra così importante, ieri dicevamo 1 euro ad abitante, no? 5 milioni di euro, e che è importante per noi, pensate solo che vuol dire almeno 150 postazioni di terapia intensiva, vuol dire che un ospedale se lo fa tutto con questo versamento. Dall'altro è un grande apripista perché io immagino che apra la stura poi a tutta una serie di imprenditori che sono assolutamente, come si può dire, stimolati a seguire questa strada, una strada importante, dopodiché non importano le cifre, però penso che la macchina veneta si sia sempre distinta nelle tragedie. Questa è la più grande tragedia che abbiamo toccato. Quindi un ringraziamento veramente di cuore al dottor Doris, a tutta la sua famiglia per questa scelta. E qualcuno dice sempre, ma tanto versano perché hanno i soldi. Io ne conosco tanti che hanno i soldi e non versano mai niente. No? 5 milioni di euro sono comunque 5 milioni di euro. Girateli come volete, potete essere ricchi quanto volete, ma sono sempre 5 milioni di euro. E non aggiungo altro, quindi veramente un ringraziamento al dottor Doris e ripeto alla famiglia, perché è stata una scelta di tutta la famiglia di fare questo versamento. E vi dirò che lui si è assolutamente messo a disposizione, ci siamo sentiti un paio di volte ieri, con una umiltà e un amore nei confronti del Veneto, e mi ha detto: mi sono Veneto e voglio essere a fianco ai miei concittadini e voglio fare qualcosa a favore della mia terra.